Ciao a tutti e ben ritrovati nel magico mondo di Proppy. Allora, oggi vi volevo mostrare questa creazione. Aspettate che si è girata. Questa che mi avete suggerito, se vi ricordate, io vi chiesi dei consigli su come utilizzare questo ciondolo e voi mi suggeriste appunto di rifare la sirena che era raffigurata all'interno del ciondolo. E quindi tra i vari consigli ho scelto questo e ho realizzato questa sirena. Mi sono sempre dimenticata di farmela vedere ed eccola qui. Spero tanto che vi piaccia. Allora, iniziamo subito col farvi vedere delle novità, ovvero questo appunto, come avete letto dal titolo, è un update work in progress. Infatti, sto realizzando una richiesta che mi è stata richiesta appunto questa di realizzare una scatolina portagioie. Quindi questa è la scatolina. E sopra sto realizzando uno scenario un po' particolare, ovvero questo che riguarda appunto Totoro. Questo è il tronco che va sopra. Aspettate, non so bene come, ecco, così. Io lo dovrò andare a incollare, ovviamente dovrò decorare tutta la scatolina. Poi andrò a incollare questo scenario sopra e vi volevo diciamo più o meno spiegare come l'ho realizzato. Allora, innanzitutto per realizzare questo scenario, questo tronchetto con questo laghetto, ho utilizzato il DAS. È un materiale che utilizzo veramente poco. Però ho deciso di cambiare un po' e appunto di cambiare materiale e utilizzare un nuovo materiale come appunto il DAS per realizzare appunto questa tipologia di creazioni. Allora, all'interno ho fatto un'armatura di carta alluminio e poi l'ho ricoperta in DAS. Nel momento in cui si è asciugata, sono andata a colorare tutti i dettagli con gli acrilici. La particolarità è questo, nel senso che come vedete qui ho realizzato dei bordini, aspettate che metto a fuoco, questi bordini, vedete, un po' più sporgenti perché la caratteristica che volevo fare è quella di andarci a colare la resina all'interno per fare proprio un effetto acqua. Ecco, però ho un dubbio. Il dubbio è questo, non so se effettivamente la resina col DAS possa far qualche reazione, possa far contrasto. Non lo so, quindi ecco, volevo chiedere a voi, secondo voi la resina può andare a contatto col DAS oppure devo metterci una protezione sotto? Uno spray, insomma, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete mai utilizzato questa tecnica. Perché io non l'ho mai utilizzata, appunto. E poi sopra andrò a metterci Totoro. Questo, anche questo l'ho realizzato in DAS. In questo caso è tutto DAS, all'interno non c'è appunto la carta d'alluminio e in alluminio e è tutto DAS. Una volta asciutto, anche questo l'ho poi colorato con gli acrilici e andrà poi ad essere incollato sopra così. Ovviamente poi ci andrò a realizzare altri particolari, altri personaggi, insomma, però per il momento questo è il mio work in progress. Poi, altro work in progress è questo, che questo a differenza del mondo di Totoro già vi feci vedere un'anteprima su Instagram e forse anche su Facebook. Allora, per quanto riguarda Instagram è giovi-ploppy, Facebook il magico mondo di Ploppy. Trovate tutte le informazioni come al solito sotto, c'è l'info box, ci cliccate sopra e vi escono tutti i link. Allora, per quanto riguarda questo, anche questo dovrà essere uno degli elementi che andrà a comporre una scatolina. E in questo caso, come potete vedere, lo scenario cambia e ci trasferiamo
nel magico mondo di Alice, Alice in Wonderland. Allora, in questo caso mi è stato richiesto la scena del brucaliffo, quando Alice incontra il brucaliffo. Questo è uno degli elementi che ho realizzato per il momento. Anche in questo caso ho utilizzato il DAS per fare il fungo. E ora ve lo faccio vedere. È tutto DAS in questo caso, non c'è all'interno l'armatura di carta in alluminio. E per quanto riguarda invece ciò che c'è sopra, ovvero il brucaliffo con... oddio, com'è che si chiama sto coso? Narghilè, può essere? E comunque questi sono stati realizzati in fimo. Per quanto riguarda invece il filo, scusate il nome tecnico del narghilè, non il tubicino, con questo coso invece l'ho realizzato utilizzando uno spago e colorandolo, perché secondo me il fimo così sottile era troppo fragile, invece con lo spago non si rompe. E niente, insomma, questo è il brucaliffo e ora mi manca Alice e ovviamente altri particolari che ci vorrò aggiungere. Anche in questo caso l'ho poi dipinto con gli acrilici e mi piace perché il DAS in pratica mi dà la possibilità di poter ottenere questi particolari un po' diversi rispetto al fimo, no? Perché il fimo comunque è liscio, è pur vero che lo puoi lavorare, no? Utilizzando delle spugnette o altri materiali per farlo diventare più grezzo, però il DAS è proprio così di suo e rimane un po' più grezzo e infatti mi dà un senso più di fungo vero. E quindi niente. Poi, altro work in progress. Allora, ho realizzato questo, sì, sicuramente ve l'ho fatto vedere anche su Facebook e su Instagram, questo piccolo unicorno. Eccolo, questo piccolo unicorno sull'arcobaleno. Allora, quello che voglio fare è andarlo a inserire in questa base cameo che vi feci vedere nell'ultimo video, ma che ho realizzato qualche tempo fa. Ecco, vorrei metterla su per giù così. E ora il dilemma è questo: andare a colare la resina, semplicemente un filo di resina per poi appunto incollare l'unicorno alla base, oppure è più carino metterci questa cupoletta sopra? Aspettate che voglio farvela vedere bene. Quindi il dilemma è questo, infatti ve l'ho chiesto anche su Instagram, cupoletta sì o cupoletta no? Il fatto è questo, che in realtà non si è arrivato a un vero e proprio risultato finale, perché ci sono appunto persone che piace l'unicorno senza cupoletta e altre che invece preferiscono la cupoletta, e io quindi non so veramente cosa fare. Allora, questo è senza la cupoletta. E questa è con la cupoletta. Quindi a questo punto cosa faccio? Non ne ho proprio la minima idea. Anche perché l'idea non è quella di, diciamo, lasciarlo così e basta, anche se non sarebbe male a dire la verità. Però se ci aggiungo la cupoletta lo lascio così. Ma senza cupoletta, insomma, avevo pensato di fare qualcosa del genere. Ovvero così. Questo appunto, come potete vedere, è un altro piccolo unicorno, sempre più o meno sullo stile di quell'unicorno che ho realizzato lì prima, però ci ho aggiunto anche quest'angioletto a chiappa unicorni. E in questo caso sì, la cupoletta non c'entra, perché andrebbe solamente ad appesantire un po' la creazione.
Però mettendoci poi in questo caso solo l'unicorno, secondo me la cupoletta va ad impreziosire di più il ciondolo. Non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate e al limite datemi anche dei consigli che, come sapete, sono sempre bene accetti, come appunto per il caso del ciondolo Starbucks della sirena. E niente ragazze, con questo è tutto per oggi. Io spero che i miei work in progress vi siano piaciuti. Non dimenticate, fatemi sapere appunto per caso, per quanto riguarda la resina, se va bene a contatto col DAS. Fatemi sapere cosa ne pensate, cupoletta sì o cupoletta no. Io vi aspetto nei commenti, vi mando un grossissimo abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!